Buongiorno a tutti e buongiorno ai nostri ospiti che sono Dario Augello e Francesco Moresano. Benvenuti. Grazie Francesca, buongiorno. Oggi è il 16 dicembre 2022, siamo in una delle ultime puntate del nostro canale Fight the Virus, un canale di interviste video con gli esperti che la Fondazione Fred Stroke ha attivato da un po' di tempo, ma che ha proprio l'obiettivo di avere a disposizione degli esperti che in un'ora o comunque in un tempo adeguato rispetto magari a incontri più fugaci in altri contesti ci permettono di approfondire dei temi. Oggi il tema che vogliamo approfondire è il tema del dopo di noi dal punto di vista legale e finanziario. Sapendo che poi questa dicitura si porta dietro una serie forse di bias, non so come chiamarli, però un percepito che lato famiglie invece riguarda un pensiero che le famiglie fanno già nel durante di noi, quindi la vita delle persone con disabilità e in un contesto familiare è una vita che ha questi pensieri sin dall'età pediatrica, per cui sicuramente è un tipo di conversazione quella che faremo oggi, che ha una prospettiva sul futuro, ma che riguarda problemi da gestire oggi nel durante di noi. Allora, un paio di disclaimer iniziali, ci diamo del tu, appunto in maniera assolutamente informale. Sappiamo che dall'altra parte adesso li presentiamo meglio, però sia Dario che Francesco hanno un profilo molto tecnico, per cui vi chiediamo invece di parlare con me, che non ho assolutamente competenze nel lato finanziario e nel legale, per cui vi farò tante domande proprio per chiarire anche alle famiglie quali possono essere alcuni termini che magari sono troppo tecnici. L'altro disclaimer è che andremo a toccare dei temi che sono normati dalla legge con un linguaggio che spesso non è contemporaneo, non è adeguato ai canoni che oggi utilizzeremo. Quindi sentiremo ancora parlare di handicap, di istituti, di parole che ancora oggi si usano in questi contesti, ma che nella vita quotidiana noi cerchiamo di cambiare perché pensiamo che il cambiamento e l'andare contro le discriminazioni passi anche dall'avere un linguaggio adeguato. Quindi ecco, solo per chi ci ascolta. E l'altro tema che mi sento di dire, perché è stato sollecitato spesso dalle famiglie, è di avere sempre in mente nel nostro retroplano il fatto che parleremo di persone con disabilità che possono avere diversi gradi di impairment, quindi un grado minore, un grado maggiore, un grado. Quindi teniamo sempre a mente dall'altra parte di avere degli interlocutori che vivono situazioni molto differenti fra di loro e quindi anche quando si proiettano nel futuro pensano a soluzioni diverse. Però oggi mi sembra che dall'agenda toccheremo quasi tutte queste casistiche. Allora, vi presento in maniera più dettagliata Dario Augello, un avvocato tributarista, Francesco Moresano è un dottore commercialista. Entrambi appartengono a questa family office e poi ci spiegheranno anche che cos'è il family office o RISEA. Noi siamo entrati in contatto con Dario perché fa parte delle famiglie della fondazione e ci siamo resi conto che esisteva proprio questa necessità di fare chiarezza su un tema che appunto è difficile da trattare, per cui di nuovo benvenuti. Grazie. Allora, io comincerei subito con Francesco, darei la parola a Francesco per descriverci un po' il family office, quindi capire che cos'è questa realtà e come può aiutare nel concreto le famiglie. Grazie Francesca. Innanzitutto grazie di ospitarci e grazie di darci la parola su tematiche a noi non vicinissime, o meglio, vicine nel quotidiano, ma non vicine nel quotidiano di quella che è l'attività professionale che svolgiamo. Quindi per noi è innanzitutto un grandissimo piacere, lo dico a titolo personale, ma credo che possa estendere naturalmente anche a Dario, poter dare un contributo in questi termini. Il Family Office è una struttura organizzativa che nasce, diciamo, secondo un'esperienza che non è tipicamente quella italiana, per quanto poi né l'esperienza italiana si sia trovato assolutamente a suo agio.
È una struttura organizzativa che ha un obiettivo specifico, che è quello di affiancare le famiglie ai fini della gestione delle attività che riguardano il proprio patrimonio. Di cosa si occupa e di chi si occupa? Generalmente, quando si pensa al family office, si pensa e si fa rimando immediatamente a quelle che sono le imprese familiari, quindi diciamo un'attività economica con delle dinamiche, delle complessità che possono riguardare sia quelli che sono i rapporti familiari in relazione a dei patrimoni o in relazione a una vita imprenditoriale. Come lo fa? Lo fa con un servizio esclusivo. Il family office può essere single family office o multi family office. Il single family office, si capisce dalla definizione stessa, riguarda una singola famiglia, quindi si riferisce a una sola famiglia. Il multi family office invece, come siamo noi di Orisea, è un family office che si rivolge a una pluralità di famiglie. Chiaramente non potranno mai essere 1000 famiglie, perché altrimenti non ci sarebbe la possibilità di entrare appieno in alcune dinamiche, ma lo fa con uno spirito, diciamo, più plurale, mi ripeto, dedicato a più soggetti e a più realtà. Come lo fa e perché lo fa? Lo fa nell'interesse della famiglia con un orizzonte temporale che potremmo e dobbiamo definire multigenerazionale, perché il family office chiaramente non si può e non si deve dare come prospettiva quella di accompagnare una famiglia o accompagnare un'entità familiare solo per un periodo breve che è l'ora, l'ICET NUNC, ma in generale accompagnarlo verso quello che sarà anche un'evoluzione futura. Quindi questo prevede l'instaurarsi di un forte legame di fiducia, ecco, che non sia un legame estemporaneo, vado per una consulenza. Hai usato, Francesca, la parola che definirei regina di questo tipo di rapporto, la fiducia, e poi ne parleremo abbondantemente quando entreremo anche nel mondo di quelli che sono gli strumenti che accompagnano, no, le possibilità del family office. Essendo una tematica di fiducia e quindi mettendosi in relazione con le famiglie, fondamentalmente il family officer, definiamolo, entra da un punto di vista personale all'interno delle dinamiche familiari, quelle naturalmente non quelle di tutti i giorni, ma quelle che afferiscono la costruzione, la preservazione di un certo tipo di tematiche e aspetti. Non bisogna per forza avere un'impresa, no, per andare dal family office. Voglio arrivare a questo, forse no, con un orizzonte che sto cercando, semplicemente perché di solito si pensa al family office e si pensa all'impresa familiare, però è proprio questo che secondo me è molto importante, cioè quando il family office svolge la propria attività, il family officer lo fa mettendo attorno al tavolo gli attori della famiglia. Insieme agli attori della famiglia si definiscono delle linee guida in modo che questa famiglia, questa entità familiare abbia delle conoscenze comuni e definisca una linea di comportamento comune in relazione a una determinata tematica che può essere patrimoniale, imprenditoriale, ma anche, e questo è il punto, può essere una tematica che possa riguardare la salvaguardia, ad esempio, di un soggetto debole. E quindi salvaguardia inteso come protezione o come accompagnare nel presente e nel futuro una persona che, o una o più persone, che hanno bisogno di un supporto, diciamo, superiore rispetto alla norma. Quindi gli strumenti tipici del family office sono l'istituzione di un consiglio di famiglia, di un regolamento di famiglia, no, semplicemente una condivisione di regole, di principi e di idee che devono accompagnare l'ora e il futuro di quella che è una famiglia. Quando ti riferisci, Francesco, scusami, ti interrompo su questa parte qua, quando ti riferisci a famiglia, c'è una definizione del nucleo familiare ristretto, allargato o... Ma allora, non ci sono vincoli. Diciamo che tipicamente, e qui mi permetto di tornare per un attimo al tema dell'impresa familiare, in quel caso l'impresa familiare può avere una estensione che va oltre il legame sanguigneo, no, immediato, quindi banalmente genitori, figli, fratelli, quindi in quel caso ci si potrebbe trovare ad avere una famiglia particolarmente allargata. Ciò non toglie che anche in dinamiche differenti o in relazione a tematiche che ricoprono un'importanza notevole da un punto di vista
come dire, più personale, più familiare, inteso come legame familiare, si possa comunque estendere in maniera più orizzontale quello che è l'ambito familiare. Tipicamente sì, direi che comunque la famiglia è intesa come un nucleo, no, fatto di genitori e figli, verticale e orizzontale entro un certo limite. Poi è chiaro che la tutela, no, se parliamo di tutela o di un interesse di un certo tipo, può essere e deve probabilmente essere estesa anche un po' più in là, ramificata un pochino di più. Ok. Ecco, quindi come lo fa e con cosa fa il Family Office? Quindi istituisce quelli che possono essere dei regolamenti di famiglia, o un regolamento di famiglia, o un consiglio di famiglia, quindi mette insieme le teste e le porta a, secondo me la cosa più importante è avere uno spirito condiviso in relazione a una determinata tematica. Okay? Perché poi spesso questo banalmente l'ho vissuto anch'io in una situazione di disabilità familiare, c'è, lo dico perché chiaramente siamo su un tema che ci riguarda, che ci insomma tocca a tutti, la sensibilità è ben diversa, no, tra quella che può essere un genitore o un fratello e quello che magari invece è un soggetto che si distanzia un pochino dal punto di vista dei rapporti familiari. Quindi creare una mentalità condivisa in senso positivo è, secondo me, un elemento fondante, fondamentale, che si tratti di impresa o che si tratti di un qualcos'altro, che andremo poi a definire anche durante la nostra chiacchierata. E poi, naturalmente, a valle di questo c'è la possibilità quindi di intervenire con degli strumenti di tutela, che siano strumenti intesi a garantire una tutela di natura patrimoniale finalizzata a un certo, chiamiamolo scopo, per quanto sia una finalità in senso più ampio, e a creare anche un passaggio generazionale, cioè trasmettere questo sistema di valori, questo spirito condiviso, no, da quella che magari all'inizio è la parte alta della famiglia. Questo succede sia nelle famiglie imprenditoriali, chiamiamole così, che nelle famiglie di tutti i giorni. Quindi semplicemente creare uno spirito, una cultura condivisa che spesso tende a mancare. E dal mio punto di vista, ma questo è un commento un po' estemporaneo, nei tempi moderni tende sempre più a mancare, creandosi delle famiglie sempre più frammentate. Va bene, questo già mi mette chiarezza, incute un po' di timore, Francesco, questa cosa qua è come dire mi metto in casa un'altra persona, un esterno che viene a darmi delle regole, o un amministratore di condominio in famiglia, no? C'è un po' forse questo tipo di... Però probabilmente perché lo raccontavi anche tu, è un'istituzione nuova che mutuiamo da una cultura diversa, anglosassone, quindi deve anche entrare, no? Nella cultura nostra più italiana, nelle abitudini. Sì, sicuramente sì, c'è questo tema, e poi c'è il tema di riuscire, come dire, a togliersi quella patina di invincibilità e di conoscenza assoluta, no? Che è tipica anche dei caregiver, che gestiscono... Che appartiene a tutti noi, perché tutti noi siamo convinti che una certa cosa la facciamo meglio, che non è male in sé, però è naturale che ci sia talvolta, no, bisogno di una figura, non è un bisogno fisiologico, però la possibilità che una figura terza possa offrire un angolo di visione diverso e aiutare magari a mettere insieme equilibrare insomma dei rapporti, secondo me ha un grande pregio, cioè è una cosa che vediamo noi nel quotidiano, quale che sia, diciamo, la dinamica che andiamo a intercettare o andiamo a, passami questo termine, regolare, ecco. Anche perché credo che sia importante affidarsi poi a qualcuno che sia anche aggiornato su cambi normativi o altre cose, altri tipi di informazioni che magari il semplice genitore, dico tra virgolette, non riesce a tenere d'occhio. Un certo tipo di esperienze, e quindi può portare il buono di queste esperienze all'interno di un altro nucleo. Va bene. Va bene, Francesco, grazie per l'introduzione. Io a questo punto chiederei a Dario di andare avanti sui punti che ci eravamo detti. Grazie, Francesca. Grazie, Francesco. E, allora, l'idea che insomma, così avevamo un po' per fare un po' di chiarezza in un ambito anche legale che è molto difficile,
soprattutto dall'esterno, era quella di fare intanto un po' di ordine insieme su quelle che sono le nozioni di base quando ci si approccia a questi temi. Perché disabilità ha un significato, handicap un altro significato, la capacità di agire che cos'è l'incapace per la legge. E quindi, se tu sei d'accordo, facciamo una breve e sintetica, diciamo, rassegna di quelli che sono un po' i concetti. E questo è molto utile perché, soprattutto perché quando andremo a parlare della legge sul dopo di noi, che è una legge del 2016 che è proprio finalizzata a dare degli strumenti per determinati soggetti, vedremo quali sono, e lì chiaramente si fa riferimento a una certa nozione che va quindi individuata, che è quella, l'anticipiamo ma poi ci torneremo, dei soggetti che sono che hanno la copertura dell'articolo 3,3 della legge 104/92, quindi l'handicap grave, quindi in situazioni di gravità chiaramente certificata dalla commissione, quelle che sono le commissioni che poi certificano, hanno il compito sul territorio di certificare queste situazioni. E per minori, lo anticipo, o anche per maggiorenni. Quindi diamo un po' di così, ecco, contesto. Allora, diciamo questo. Allora, partiamo con la capacità giuridica. Ogni soggetto, ogni persona nell'ordinamento ha una capacità giuridica. La capacità giuridica non è altro che la capacità di essere titolari di diritti. Tutti hanno diritti, tutti dovrebbero avere il maggior numero di diritti. Quella è la capacità giuridica che si acquisisce con la nascita e si perde con la morte. Non entriamo chiaramente nel campo del nascituro, perché lì si apre un mondo che oggi, diciamo, non ci interessa, però c'è tutta una speculazione chiaramente anche su quel tema. C'è poi invece la capacità di agire, e qui entriamo già nei problemi, perché un soggetto ha la capacità giuridica, però poi deve anche avere una capacità di agire, ovvero un'attitudine a compiere degli atti che incidono sulla propria sfera giuridica. Il Codice Civile ha previsto che i minorenni, quindi i minori, non abbiano una capacità di agire, e quindi ci sono i genitori che sono i responsabili per il minore, ne hanno la rappresentanza legale. La capacità di agire quindi si acquisisce normalmente ai 18 anni. Anche qui ci sono delle eccezioni, ci sono delle cose che i minori possono fare, per esempio il matrimonio dopo i 16 anni, l'attività lavorativa dopo i 15, non entriamo nel merito chiaramente, ci basta per oggi, diciamo per i nostri fini, dire che dopo i 18 anni si acquisisce in modo compiuto la capacità di agire. E prima dei 18 anni gli unici responsabili sono i genitori, quindi il resto del nucleo familiare, nonni, fratelli, sorelle, non hanno alcun diritto o dovere anche, no? Allora, ci sono dei doveri di solidarietà all'interno della famiglia, questo sì, però diciamo che da un punto di vista tecnico di rappresentanza, i genitori con la responsabilità genitoriale sono i protagonisti. Questo perché lo dico? Perché se mancano i genitori, non può subentrare un fratello o un nonno in modo così informale. Possono, ma devono avere una qualifica di tutori, quindi di soggetti che sono nominati da un giudice, che è il giudice tutelare, che appunto nomina il tutore. Il tutore può essere il fratello, la sorella, il nonno, una persona vicina, può essere anche un amico, se non c'è, diciamo, un amico di famiglia, se non ci sono chiaramente dei parenti stretti. E la cosa importante è che, l'anticipo ma poi ne parleremo, ma lo dico subito, la scelta del tutore è una cosa, diciamo, che, e qui entriamo già nel dopo di noi, ciascuno di noi dovrebbe pensare a questo, perché può succedere qualunque evento nella vita e i genitori non ci sono più. Allora è importante sapere che in realtà noi già oggi, ciascuno di noi, può con un testamento anche fatto solo a quel fine, indicare quello che lui vorrebbe fosse il tutore per il dopo di lui. Quindi io dico, se noi dovessimo mancare come genitori, vorremmo che il tutore fosse. A quel punto il giudice è vincolato a quella scelta, salvo che la persona prescelta sia una persona che in realtà non è in grado. Però il giudice poi segue questa indicazione. Quindi già questo è un elemento così di sicurezza che mi sento di dare, cioè il fatto che noi possiamo determinare con un testamento la figura che noi vogliamo che si occupi del figlio minore, se questo, diciamo, un fatto del genere dovesse succedere, che quando il figlio è minore,
o dopo, quando il figlio è anche maggiorenne, per esempio, anche lì, poi lo vedremo, quando manca la capacità di agire, c'è il tutore. Quindi il nostro figlio minorenne, poi, se mancano i genitori, diventa maggiorenne e comunque deve avere un tutore. Quindi anche su questo si è in grado di incidere. Questi sono i primi concetti. Poi entriamo su un concetto molto importante e secondo me anche noto probabilmente alle famiglie, che è quello dell'amministratore di sostegno, che non è l'amministratore di condominio, come dicevi tu prima, ma è un soggetto, diciamo, che ha un nome un po' così, un po' lungo, un po' non molto orecchiabile, però è una figura in realtà molto importante perché è stata introdotta nel 2004 ed è una figura che ha il compito di assistere quel soggetto che ha la capacità giuridica, abbiamo detto, ma che per determinati atti si è visto che non ha una capacità di agire. Quindi l'amministratore di sostegno è una figura che il tribunale affianca al soggetto che pure ha una capacità di agire per, su alcuni fronti, ma non per determinati atti, magari atti che riguardano la sfera patrimoniale, banalmente. E soprattutto questa incapacità è un'incapacità che non deve essere appunto totale, ma è un'incapacità magari anche temporanea, magari su alcune funzioni. E allora l'amministratore di sostegno è un soggetto che interviene proprio in aiuto. Perché è un istituto molto molto importante, soprattutto è nato solo nel 2004, quindi cosa c'era prima? Prima purtroppo c'era un concetto, un'ideologia diversa, cioè l'idea era: se una persona è in difficoltà, quindi non è in grado appunto di compiere gli atti, come abbiamo detto prima, della vita quotidiana che incidono sulla sfera giuridica, noi dobbiamo proteggere chi è intorno. Cioè dobbiamo proteggere la sua famiglia dall'incapace. E quindi cosa facciamo? Lo rendiamo interdetto, lo rendiamo inabilitato. E quindi la persona incapace era interdetta. Già tu vedi, se capisci, no? Fino al 2004 mi sembra un'epoca così vicina a noi. Era l'interdizione o l'inabilitazione. Quindi bisognava proteggere i vicini, le persone vicine a questi soggetti che avevano delle difficoltà, come... o interdicendo quel soggetto o dichiarandolo, inabilitato. La differenza è che l'interdizione è più grave, l'inabilitazione è un po' meno grave. Banalmente, chi ha problemi di tossicodipendenza, per esempio, anche magari poteva essere dichiarato inabilitato, perché invece l'interdizione era proprio per gli infermi di mente. Quindi, dovendo dare proprio una nozione tecnica, quello che comportava l'interdizione giudiziale era l'abituale stato di infermità mentale. Quindi una costante e non fatto episodico. Esatto, mentre l'inabilitazione, così ti do i termini tecnici, era proprio l'infermità di mente non grave, dove però è compresa anche banalmente la prodigalità, quindi un soggetto che spende tutti i soldi malamente e danneggia la sua famiglia poteva essere appunto inabilitato. Oggi questi istituti oggi ci sono ancora, ma molti, molti studiosi dicono che potrebbero anche sparire. In realtà ci sono ancora, ma c'è anche l'amministrazione di sostegno che sta prendendo pian piano il sopravvento. Quindi chi è che decide il grado di incapacità di agire per poi andare verso queste diverse forme di... Allora, c'è il controllo del giudice, ovviamente, posto che il ricorso che si fa per la nomina di questa figura è un ricorso che può fare la stessa persona interessata, che si rende conto, di non farcela, sì. Oppure persone a lui vicine. E poi il giudice quindi fa una valutazione e sceglie lo strumento. A oggi, l'amministrazione di sostegno è un istituto che sta, prevalendo nella prassi. Però io genitore, che necessità dovrei avere per andare a ricorrere a un amministratore di sostegno mentre io sono in vita, quindi so di potermene prendere cura io? Allora, che finché il genitore sa di potersi prendere cura, non ha bisogno se non di indicarlo, come dicevamo, in un testamento. Ok. Potrà indicare. Però il genitore a un certo punto può rendersi conto che lui stesso, oggi no, ma tra 20-30 anni, il genitore che magari è anche avanti con l'età, può dire: io questa cosa non voglio più gestirla, non ho più la forza, non ho più le capacità per gestire tutti i patrimoniali, e quindi io chiedo un intervento proprio perché un'altra figura
Magari è sempre un familiare, ovviamente, però un familiare più giovane ed è un familiare che quindi ha anche proprio un potere di firma, che quindi assiste poi la persona nel compiere appunto questi atti giuridici, che possono essere la vendita di un immobile, l'acquisto di un immobile, la stipula di un contratto di locazione. E poi vedremo, guardando la legge sul dopo di noi, quali sono tutte le possibilità che sono concesse e, appunto, in favore di queste persone, di soggetti deboli, che quindi devono avere una capacità poi di prendere delle decisioni. Ecco, dopo questo entriamo, l'ultima definizione è quella dell'handicap grave, che conosciamo bene, e diciamo affiancata a quella dell'invalidità civile, no? Sono quei due binari che si spesso mandano in confusione tutte le famiglie, perché all'inizio faccio una domanda, ne faccio l'altra, non c'è nessuno che spiega, no? Che ci sia una fase di, un po' forse anche per questo timore ad affrontare in una fase precoce questi termini tecnici o queste richieste qua, però spesso appunto ci si trova a compilare questi moduli senza alcun tipo di formazione, senza alcun tipo di visibilità su quello a cui daranno diritto. E infatti diciamo che fatta questa premessa, diciamo, sulla capacità di agire, quindi capacità giuridica, la capacità di agire che può mancare, e quindi interviene l'amministratore di sostegno, nei casi più gravi il tutore per l'interdizione, ma va scemando. Detto questo, cosa succede? Succede che il legislatore a un certo punto, già dopo guerra, ha valutato che le persone che avessero subito una riduzione, le persone maggiorenni, che avessero subito una riduzione permanente della capacità lavorativa, nonché i minori che avessero persistenti difficoltà nel fare i compiti e le funzioni proprie della loro età, per questi soggetti, quindi a prescindere da tutto quello che si è detto prima, sì, era giusto riconoscere una prestazione economica. Questo è il principio che sta dietro l'invalidità civile, che poi è, diciamo, declinata quella per i minori, per i maggiori. Chiaramente bisogna vedere anche la capacità lavorativa, quanto, diciamo, quanto diminuisce rispetto a una capacità del 100%, e quindi qui si entra poi nel tecnico dell'invalidità. Però questo è l'invalidità, quindi prestazione economica associata a una riduzione della capacità lavorativa. L'handicap invece, che nasce legislativamente, almeno in Italia, quindi ha una codifica con la legge 104, ancora, è una cosa ancora diversa, tanto che ci possono essere soggetti che hanno un'invalidità ma non hanno un handicap, ma anche soggetti che non hanno l'invalidità ma hanno l'handicap. Quindi diciamo che le cose corrono assolutamente su due piani separati, ancorché i verbali spesso che noi vediamo, i verbali di accertamento, certifichino entrambe le due cose, però assolutamente non è detto che spettino entrambe le misure, i riconoscimenti. Perché l'handicap che cos'è? L'handicap comporta un intervento tipo protettivo da parte della legge, quindi in termini di agevolazioni, di facilitazioni, perché si riconosce che in presenza di una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento o di relazione, si determina un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, e quindi si deve intervenire. Lo Stato deve intervenire, o meglio, avrebbe l'ambizione di intervenire, con dei programmi che poi vedremo. Quindi qui la si guarda in un'ottica di integrazione con la società, di emarginazione o di svantaggio sociale. Quindi la cosa più stupida di tutti i giorni, il parcheggio. Quella è una misura che non riguarda l'invalidità, l'incapacità, ma riguarda il fatto che c'è uno svantaggio. Io devo poter, ho difficoltà per esempio a deambulare, e devo poter parcheggiare vicino a casa. Come faccio? Devo dare un contrassegno, fare degli spazi per terra. Ecco, questo è detto proprio, diciamo, la cosa. Dario, voi che avete anche una visibilità più internazionale, all'estero è diverso? Non esistono questi due, esiste questo doppio binario dell'invalidità civile e dell'handicap? Allora, che tu sappia. Diciamo che non abbiamo un'esperienza proprio tecnica su questi due aspetti. Sull'handicap però assolutamente sì, nel senso che veramente molte misure oggi sono, diciamo, universalizzate, quindi c'è il riconoscimento di determinate agevolazioni e trattamenti con certificazioni che poi valgono banalmente anche sul piano europeo, e quindi assolutamente sì.
Assolutamente sì, e poi ci sono una serie di convenzioni anche internazionali che riconoscono quali sono le protezioni da assicurare ai soggetti che sono portatori di handicap, quindi c'è un interno. Forse le prestazioni economiche, mi viene da pensare, saranno commisurate poi allo stato, alle condizioni di vita del paese, quindi allo stile di vita del paese. Assolutamente. Poi sull'invalidità civile c'è da dire, come tu sai, che le prestazioni non sono poi commisurate al reddito, non tutte, alcune sì, altre no, però banalmente l'indennità di accompagnamento, che è quella che poi riguarda i minori, non è, come diciamo, non è rapportata al reddito, proprio perché è una misura per il minore, e quindi questa è stata la scelta, ma queste sono scelte politiche, ovviamente, quindi non sono scelte che derivano da un assetto, è una scelta politica che è quella appunto di disciplinare appunto l'invalidità civile in questo modo. Ecco, queste sono un po', diciamo, le nozioni, spero di aver dato un po' di chiarezza, sì. Almeno in un quadro generale. Volevo poi parlarvi, se siete d'accordo, per avvicinarci al dopo di noi, alla legge sul dopo di noi, la legge del 2016, che è una legge specifica, quindi che introduce un concetto di dopo di noi tecnico, e volevo parlarvi di quelli che sono gli istituti che già c'erano, che ci sono ancora nell'ordinamento, che sono comunque preordinati al dopo di noi, ma diciamo in senso lato, quindi in senso meno tecnico, perché sono cose che già ci sono e che le famiglie, secondo me, devono conoscere proprio per fare delle scelte informate tutti i giorni. E allora qual è il primo strumento con cui si pensa al dopo di noi? Il primo strumento è il testamento. Ora, il testamento non è una cosa cui si deve pensare quando si è anziani. Ecco, sfatiamo anche questi luoghi comuni da film, Dario. Cioè, esatto, il testamento vale se io lo scrivo a mano, lo metto in cassaforte, devo andare dal notaio. Spiegaci un po'. Infatti, allora, il testamento non è un tabù. Quindi il testamento, se lo si fa anche in giovane età, ha un senso, soprattutto quando si ha in mente di iniziare a pensare a un dopo di noi, perché ci sono delle situazioni che si sa dovranno essere, diciamo, regolate. Quindi il testamento lo devono fare anche le persone che banalmente hanno tanti figli, hanno degli interessi patrimoniali, banalmente, e in presenza o meno di soggetti deboli, diciamo, i genitori normalmente hanno la possibilità di incidere sul dopo, dando un assetto. Quindi fermo restando che ciascun erede legittimo ha una, meglio, ci sono dei soggetti che hanno una quota di legittimo, e questo invece è un aspetto molto particolare dell'Italia, non esiste in tutti gli ordinamenti, cioè ci sono dei soggetti, quindi il coniuge e i figli principalmente, che hanno diritto a una quota di eredità, a prescindere che siano stati, diciamo, più o meno amati. Bravio! Quindi c'è una quota di legittima e poi c'è una quota disponibile. E diciamo che ciascuno di noi quindi può organizzare il dopo di lui, appunto, con il testamento. Nel testamento non solo si danno delle indicazioni patrimoniali, delle disposizioni patrimoniali, ma come dicevamo anche personali, quindi l'indicazione del tutore, l'indicazione dell'amministratore di sostegno si può fare già nel col testamento. E non solo, con il testamento si può anche dire: io assegno a te questo bene, onerandoti di occuparti di questa persona. Quindi tu ricevi, però poi hai un onere. Questa cosa la si può disciplinare, banalmente. Perché altrimenti il ruolo dell'amministratore di sostegno è un ruolo che prevede una prestazione economica o è un ruolo... Niente, no. Giusta domanda, prima non l'abbiamo detto. La figura del tutore, la figura dell'amministratore di sostegno sono figure che non sono retribuite di regola. Se però, diciamo, hanno tante incombenze, lo dimostrano, parlano col giudice, hanno diritto a un indennizzo che viene stabilito. Però sono figure che lavorano prettamente in modo gratuito. Sul testamento io posso vincolare invece una parte del... Diciamo che non si incrociano tecnicamente le due cose, nel senso che un conto è l'amministratore di sostegno, un conto io dico ho due figli, uno magari è debole, l'altro no, io posso dare, fermo restando la quota di legittima, la disponibile, posso darla tutta al soggetto meno debole, onerandolo però di prestare assistenza, anche patrimoniale, il soggetto meno debole. Posso dare questa indicazione è vincolante, nel senso che se il soggetto meno debole non intende adempiere, dovrà rinunciare all'eredità, perché se accetta,
ha l'onere. Poi non entriamo nei meccanismi di cosa succede se non rispetta l'onere, quindi ecco, lì cominciamo ad andare nei tribunali e quindi diciamo... Però così, se tutto funziona come... Però si può fare e lo si può anche concordare banalmente con le persone, quindi perché andiamo nel passaggio successivo. Il testamento non è qualcosa che per forza viene fatto in segreto, di nascosto, tanto che il testamento può essere pubblico, quindi si fa col notaio, davanti al notaio, con testimoni, quindi anzi con l'aiuto del notaio che ti dice quello che si può fare e che non si può fare, oppure esiste comunque ancora il testamento, quello olografo, quindi quello che è scritto penna a mano, dove deve risultare la data, ci deve essere la firma e deve essere scritto a penna, quindi non può essere scritto a computer, stampato e firmato, deve essere proprio scritto questa cosa? Questa cosa è per garantire che ci sia proprio una provenienza dal soggetto, perché siccome il testamento olografo è scritto in solitudine, nessuno vede, bisogna assicurarsi che sia di quella persona. Quindi ci dobbiamo fidare che poi quella scrittura sia la sua, che quella firma sia la sua. Sono degli strumenti, perché uno può impugnare e dire no, non l'ha scritto lui. Si vanno a confrontare le firme, quindi ci sono... Beh, vedi allora che era un po' da film, comunque, era un po' lo scenario da film, rispetto al bot che adesso ti scrive la frase, ti scrive il testo. Esatto, no, quello è ancora così. Poi ecco, diciamo che il testamento, una volta che, eventualmente se uno lo vuole fare olografo, o lo mette nel cassetto, lo nasconde, a quel punto, quando la persona muore, bisognerà trovarlo, perché non è detto che si trovi, può andare smarrito. Allora, per evitare questo... Comunque il testamento olografo uno lo può portare dal notaio, lo può depositare, si dice, in modo tale che il notaio segna e quando la persona viene a mancare lui sa già che ha il testamento, a quel punto c'è la pubblicazione. Altrimenti può essere che si debba aspettare, perché ripeto, il testamento può andare smarrito, si deve entrare nella casa di una persona, non si sa dove cercarlo, magari non c'è, magari c'è, magari appunto la persona lo ha smarrito, tra l'altro è revocabile il testamento, quindi uno può cambiare idea e farne un altro, allora magari poi nei due. Ma infatti, perché poi parliamo di, diciamo, istituzioni come quelle delle famiglie che sono molto fluide, no? Per definizioni, quindi qualcosa di scritto magari in un anno, l'anno dopo potrebbe esatto. Mutare anche come assetto familiare, di relazioni, di rapporti, quindi insomma magari uno si impegna su una cosa che... può non valer più fra 20 anni. Sì, e può cambiare idea liberamente. Questo è proprio il testamento. Quindi non c'è un vincolo che ci si, diciamo, infligge. Ecco, quindi si è liberi poi di cambiare idea e quindi di anche ripartire da capo se succede qualcosa. Ecco, poi che cosa c'è? Poi c'è un istituto molto arcaico che ha anche un nome che si chiama fede commesso. Si chiama così nei libri. Ed è questa facoltà, che è molto limitata ed è proprio a finalità assistenziali, di dire per un soggetto, bene, io devo disporre della mia, diciamo, del mio patrimonio per il domani, cosa faccio? Metto un limite alla circolazione di quel bene, quindi dico che il bene andrà intanto al mio erede, per esempio, che sarà una persona incapace, quindi che ha bisogno di un'assistenza. E poi stabilisco già che ci sarà un sostituto, quindi quando poi verrà a mancare l'istituito, come si dice, un sostituto che sarà la persona che se ne è occupata in vita. Quindi ancora una volta io posso istituire erede una persona incapace, stabilendo quindi col testamento, quindi facendo questo fede commesso, che quell'eredità lì, alla morte della persona incapace, andrà al soggetto che se ne è preso cura. Questa è una facoltà che non molti conoscono, è una cosa molto arcaica, e che però è rimasta nel codice e che consente a questo sostituto, quindi, se si è preso cura chiaramente della persona, quindi si è mantenuto, di diventare poi lui erede dopo che viene a mancare la persona che appunto ha avuto il sostegno. Quindi questo anche dovrebbe, diciamo, invogliare i soggetti che possono prendersi cura di qualcuno a farlo, perché poi comunque ne hanno un ritorno, nel senso che hanno appunto, ricevono poi l'eredità a loro volta in modo automatico, ecco. E poi c'è un ulteriore elemento che citiamo, anche questo non molto noto, cioè il curatore speciale per il minore. Che cos'è?
Una cosa in realtà molto piccola, infatti ne volevo parlare sì e no, cioè ero indeciso perché magari crea confusione. Semplicemente, se si intende fare una donazione a un minore, ma non è per forza un familiare, magari è il figlio di amici, io posso dire, ok, questa persona per me è meritevole, io voglio fare una donazione, però metto lì un curatore che se ne occuperà, proprio perché la persona è minore. Perché tu sai che quando un minore riceve un bene, l'usufrutto legale spetta ai genitori. Quindi si può anche stabilire che se io invece faccio una donazione a un minore, metto lì un curatore che se ne deve occupare, che quindi ha il potere di amministrare i beni appunto donati al minore, anche se ci sono appunto dei genitori in vita, quindi non è un qualcosa per... Questo però, ripeto, è un istituto diciamo che dovrebbe interessare chi è nelle possibilità o chi ha espresso una volontà di fare una donazione a favore di un soggetto. Un terzo. Okay. Normalmente può avere bisogno, perché se lo si fa è per questo. Entriamo invece in un istituto che è molto più utilizzato e che e vedremo poi con la legge sul dopo di noi è maggiormente agevolato, anche se non moltissimo, cioè le polizze vita. Questo è molto importante. Allora, chiariamo subito cos'è un'assicurazione sulla vita, perché anche qui, leggendo poi su Google, immagino, piuttosto che sentendo gli assicuratori, ci si fa anche delle idee sbagliate. Allora, nell'assicurazione sulla vita succede che l'assicuratore riceve il pagamento di un premio, il premio assicurativo, e in cambio deve corrispondere un capitale o una rendita al verificarsi di un certo evento. L'evento deve essere attinente alla vita umana, in questo senso si parla di polizza vita, perché l'assicurazione può riguardare la responsabilità civile, i danni. La polizza vita è una cosa ben specifica, quindi riguarda, diciamo, il verificarsi di un evento attinente alla vita umana. La polizza vita si divide nella polizza vita, diciamo, per il caso morte, quindi l'evento dedotto qual è? La morte della persona, la morte dell'assicurato. Oppure è che la persona assicurata in un certo momento è ancora in vita. Quindi si dice che le polizze vita hanno una funzione previdenziale. Quindi io accantono dei premi e l'assicurazione mi restituirà un capitale o una rendita quando io, per esempio, oggi ho 38 anni, dico ok, se io sono ancora in vita a 70 anni, io corrispondo dei premi, mi dovrà essere corrisposto un capitale e una rendita. Oppure se muoio a 60 anni, entro i 60 anni, la morte è l'evento dedotto, bisognerà corrispondere una certa cifra, un certo importo, un capitale e una rendita, e qui entriamo nel dopo di noi. Io che sono un soggetto che ha magari una capacità reddituale, posso stabilire che beneficiario della rendita o del capitale per il caso della mia morte, a fronte dei pagamenti dei premi, possa essere un soggetto che ha bisogno di protezione. Quindi quello è un contratto a favore di terzo, si dice, perché io chiaramente lo faccio a favore di terzo, perché io che interesse ho a versare dei premi immaginando che poi la rendita... A favore di terzo, anche se può essere già il destinatario comunque, certo, della polizza, che è mio figlio, quindi certo, cioè sarebbe scontato. Sì, no, a favore di terzo è per dire che uno fa un contratto che non è per sé, ma a favore di terzo. Proprio una figura che normalmente poi è associata alle liberalità, perché io faccio un contratto a favore di terzo normalmente perché ho in mente una liberalità, anche se non è sempre così. Però nella polizza vita normalmente sì. E questo è importante perché, peraltro, quell'indennizzo che viene pagato sfugge dall'asse ereditario. Quindi sfugge dall'eredità, perché si ritiene che quella rendita o capitale siano immediatamente acquisiti da parte del soggetto debole. Quindi noi, il soggetto debole, perché siamo non deve essere per forza un soggetto debole. Sì, sì, però nel nostro caso. Nel nostro caso sì. Quindi noi sappiamo che quell'indennizzo verrà pagato, se succede chiaramente l'evento morte. Chiaramente se io dovessi morire prima di quella persona, allora bisognerà nominare un altro beneficiario, insomma, ok.
Però questo è importante proprio perché, ripeto, l'indennizzo esce dall'eredità e quindi è già acquisito dal terzo. Quello che invece rientra nell'eredità per competenza sono i premi pagati, perché se io pago i premi in favore di quel soggetto, allora gli altri eredi possono dire ma tu hai pagato quei premi in favore di quello, quei premi lì devono far parte dell'asse ereditario, perché tu sono delle donazioni che hai fatto in vista poi di far arrivare quell'indennizzo al figlio. È importante, dicevo, perché quando la polizza vita per il caso morte è stipulata in favore di un soggetto con disabilità grave, lo vedremo dopo, ci sono delle agevolazioni sulla dichiarazione dei redditi. Non sono granché, però consente, diciamo, la stipula di queste polizze di portare in detrazione qualche euro rispetto ai premi che si pagano. Entriamo nell'istituto, diciamo, che poi ci lancia sul dopo di noi, che è quello del vincolo di destinazione, anche detto trust. Qui non voglio, diciamo, entrare troppo nei tecnicismi, però dobbiamo considerare che cos'è un vincolo di destinazione, diciamolo subito. Allora, ciascuno di noi, c'è una regola, diciamo, imprescindibile nell'ordinamento, che ciascuno di noi risponde dei propri debiti con il proprio patrimonio. Tutto. Quindi se io oggi mi impegno pagare una somma, se non la pago, quella persona può rivalersi su tutto il mio patrimonio. Io non posso dire no, guarda, io ti pagherò solo con questo bene. Si risponde con tutto il patrimonio ed è un principio, diciamo, a tutela chiaramente di tutti, quindi a tutela poi del creditore. Quindi il patrimonio non è frazionabile, si risponde con tutto il patrimonio. In realtà poi ci sono delle eccezioni, quindi si può stabilire che una parte del proprio patrimonio venga vincolata a certi fini. Un esempio classico di vincolo è il fondo patrimoniale. Il fondo patrimoniale non ne parliamo per oggi perché non riguarda il dopo di noi, però il fondo patrimoniale, credo alcune famiglie lo conoscano, è quell'istituto che consente alla famiglia legittima, quindi la vecchia famiglia, chiamiamola così, la famiglia standard, dire che alcuni beni vanno a costituire un fondo e saranno, diciamo, utilizzati solo per i bisogni della famiglia e quindi andranno a coprire quei debiti contratti dalla famiglia per esigenze familiari. Quindi se poi uno dei genitori, per esempio, fa un investimento suo, va in perdita, i creditori di quel genitore non potranno rivalersi sul fondo patrimoniale, perché non sono debiti contratti per la famiglia, ma sono magari dei colpi di testa, dico un po' malamente, fatti da un genitore solo. Quindi ci sono degli istituti che consentono di separare una parte del patrimonio. Quello che riguarda però noi, quindi il dopo di noi, è proprio il vincolo di destinazione, chiamato proprio così, che anticipa, perché è molto simile, il trust. Allora, il vincolo di destinazione è riconosciuto dalla legge, dal codice civile, nel senso che la legge consente di destinare immobili o beni mobili registrati, quindi automobili, natanti, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela, dice la norma. E tra questi interessi meritevoli di tutela ci può essere proprio l'assistenza a persone con disabilità, che quindi è riconosciuto. Quindi io oggi posso dire che una parte del mio patrimonio la vado a destinare a una o più persone che ha un bisogno di assistenza. La legge italiana non dice tanto però su questo, dice semplicemente che si può fare questa cosa, che questa cosa è opponibile ai terzi. In realtà, ed entriamo nel mondo del trust, esiste in altri ordinamenti, diciamo che è un istituto di origine anglosassone, l'istituto del trust, che è un istituto di cui poi ci parlerà ancora Francesco, perché Francesco tutti i giorni ha a che fare con le dinamiche operative dei trust, perché nel family office appunto ci può essere anche questa funzione, quindi di gestire poi questi patrimoni separati a tutela di interessi meritevoli.
E dicevo che il trust è un istituto anglosassone che in Italia non è disciplinato, nel senso che l'Italia non ha una sua disciplina del trust, ok? Ma è un istituto che nasce appunto nella cultura anglosassone e che però l'Italia già dal 1989 ha riconosciuto. Nel senso che se c'è un soggetto che ha fatto un trust, tipicamente all'epoca, quando è stato riconosciuto il trust e quindi in Italia non se ne facevano ancora tanti, c'era un soggetto che aveva fatto un trust all'estero, se c'erano poi dei motivi per cui potesse esserci un conflitto con una legislazione italiana, per cui un giudice doveva essere chiamato a riconoscere che era stato fatto un trust all'estero, allora ecco, la convenzione, che era la convenzione dell'AIA stipulata appunto nell'85 e poi ratificata dall'Italia nell'89, è una convenzione con cui l'Italia e tanti altri paesi si sono impegnati a riconoscere sul proprio territorio gli effetti di atti di trust fatti anche all'estero con leggi estere. Quindi, allora si riescono a fare anche in Italia? Assolutamente. A istituire? Si possono istituire anche in Italia perché questa è un'incursione in una materia difficilissima che è il diritto internazionale privato, che è ma te la dico in una parola, se io e te facciamo un contratto, usciamo fuori da quello di cui stiamo parlando, io e te facciamo un contratto di vendita, io e te possiamo stabilire di applicare al nostro contratto la legge americana, perché ci piace così. Tu sei americana, per esempio, io sono in Italia, noi stabiliamo che applichiamo la legge italiana o la legge americana. Il giudice che poi dovrà andare a verificare se ci sono stati degli inadempimenti nella misura in cui io e te dovessimo andare in causa, applicherà la legge che noi abbiamo scelto convenzionalmente. Quindi questa è una cosa che si può fare. E quindi si possono istituire dei trust in Italia stabilendo che sono regolati da una legge estera. Che quindi poi che nel caso più comune è UK come mercato di riferimento. Ci sono anche altre leggi, per esempio il Jersey, il Delaware, ci sono delle leggi che sono comunque prevalentemente Inghilterra o Stati Uniti. E questi sono i paesi che più la tradizione è quella anglosassone, poi ci sono dei limiti nella legislazione anglosassone per cui quando si devono fare determinati trust si prescinde da quella legislazione, però che l'Italia non ha una sua legislazione. Però è stato riconosciuto quindi che in Italia un soggetto italiano, con cittadinanza italiana, può nominare beneficiari italiani, di un trust in cui sono segregati i beni che sono presenti in Italia. Quindi è possibile fare un trust totalmente italiano, quindi cosiddetto trust interno, con una legge estera. Quindi è possibile che tutti gli elementi poi del contratto di questo trust, che ora andremo a vedere che cos'è, siano elementi nazionali. Ora io poi magari farei intervenire già Francesco con un'incursione per dire come funziona il trust. Sì. Quali sono i soggetti, ma dico solo una cosa per introdurre, poi torniamo su dopo di noi. Il trust è un istituto che consente a un soggetto, che è il disponente, di istituire appunto un fondo che viene amministrato da un soggetto professionale normalmente, che è il trustee, oppure può essere amministrato dallo stesso disponente, e di vincolare ciò che è inserito in questo fondo a determinati scopi, che possono essere l'assistenza anche a dei beneficiari. Quindi tu capisci che si crea un fondo che esce dalla mia garanzia patrimoniale, quindi i miei creditori non potranno soddisfarsi sul fondo, ok? Perché ho isolato un pezzo del mio patrimonio, e quel fondo sarà destinato a determinati scopi meritevoli. Tra questi c'è anche quello di prestare poi assistenza a dei beneficiari che rientrano nella nozione di handicap grave. Quindi un istituto di fiducia che gestirà sia in mia presenza, se capisco bene, ma anche in mia assenza. Esatto, il trust, e qui darei subito la parola a Francesco che magari ci dice quali sono gli attori, e anche la figura del guardiano, che è una figura che in realtà non esiste in altri ordinamenti, ma che in Italia invece c'è, è stata poi soprattutto dalla legge sul dopo di noi codificata, perché la legge sul dopo di noi, vedremo, obbliga a indicare un guardiano.
Però è utile, secondo me, che intervenga Francesco per dirci quali sono gli attori di questo trust e quindi di come funziona, e poi torniamo magari ancora sul dopo di noi e poi Francesco ancora sulla parte, diciamo, più operativa. Sì, Dario, hai già espresso molto, devo dire. Comunque, il trust costituisce un vincolo di destinazione, cioè crea un patrimonio che a tutti gli effetti è separato rispetto al patrimonio del soggetto che lo istituisce. Il soggetto che istituisce un trust, in inglese nella definizione settlor, in italiano viene tradotto come disponente, mutuato anche da altre esperienze codicistiche, quindi il disponente si trova poi come definizione anche riguardo, per esempio, al fondo patrimoniale. E quindi il disponente decide di separare tutto o parte del suo patrimonio e conferirlo, segregarlo all'interno di uno strumento che non avendo un'esperienza codicistica, cioè non essendo codificato all'interno di quello che è il libro mastro della nostra legge italiana, che è il codice civile, ma essendo ancorato anzi a dei principi di common law e quindi di dinamiche che non sono normate nei paesi anglosassoni, no? Cioè l'esperienza di common law è un'esperienza che si fonda su dei giudizi, su quello che decide un giudice. Possibilità sostanzialmente di creare uno strumento, quindi il trust, che significa fiducia, come tu Francesca hai correttamente già inquadrato sia in apertura che anche poco fa, di crearlo quasi da zero, nel senso che nel rispettare quelle che sono le prescrizioni della legge adottata, quindi la legge del Jersey, la legge del Guernsey, c'è una legge anche molto più vicina geograficamente a noi che la legge di San Marino, che però è poco utilizzata perché comunque ci sono dei parametri che poco si abbinano con quella che poi è la normativa codicistica italiana, consente di creare uno strumento che fondamentalmente è un foglio bianco, cioè io ho un foglio bianco e decido su questo foglio bianco di andare a dettare le regole che riguarderanno la vita, lo sviluppo e le finalità di questo istituto. Dario ha parlato di un trust, del trust di scopo, o meglio, del fatto che il trust abbia uno scopo. È vero anche che poi nel mondo del trust dobbiamo un pochino definire quelli che sono le finalità, no? Parlerei più di finalità che di scopo, perché poi il trust di scopo effettivamente è un qualcosa che spesso e volentieri è slegato da un approccio di protezione e trasmissione patrimoniale, cosa che invece il trust del dopo di noi, per esempio, sposa completamente. Quindi noi abbiamo uno strumento per il quale scriviamo le nostre regole, il disponente decide di istituire questo strumento segregando parte o tutto il suo patrimonio, che quindi si separerà completamente da quella che è la sfera patrimoniale del disponente. Questo è molto importante, questo di solito è il tema su cui spendiamo più tempo anche negli incontri con le persone che poi decidono di proseguire oppure si prendono del tempo per ragionare, perché è molto importante considerare che quando io decido di istituire un trust, questo patrimonio, il patrimonio che io decido di segregare, non è più mio. Allora, una domanda su questo, Francesco. È un istituto che costa, no? Cioè io sono in vita e devo pagare una persona che si prende cura di questo mio patrimonio per potenzialmente tanti anni, fino a quando resterò in vita. I vantaggi e gli svantaggi, al di là appunto della tutela del patrimonio, della segregazione del patrimonio, rispetto invece a un testamento, una polizza vita? Beh, allora, diciamo che è anche una questione di importi? Cioè, se c'ho da destinare 100 euro è diverso se ce n'ho 100 milioni? Astrattamente non mi sentirei di suggerire certamente l'istituzione di un trust per un ammontare o un patrimonio che non sia significativo per lo scopo. Nei numeri, per lo scopo, per la finalità, nei numeri, ma forse anche nel valore, no, che vogliamo attribuire a questo patrimonio. Ora non vorrei entrare in un tecnicismo giuridico riguardo al fatto che il trust in qualche misura può essere uno strumento che supera alcuni aspetti tipici
del testamento e della legittima. Okay? Perché quando noi ci diciamo che separiamo il nostro patrimonio istituendo un trust, ci stiamo anche dicendo quindi che a un certo punto, quando io verrò a mancare, il patrimonio disponibile ai fini dell'assegnazione ai legittimari non potrà più contare, no, su quello che io ho segregato anticipatamente. Okay? E il testamento invece su questo non basta. Esatto. Poi certo ci possiamo anche, come dire, ed è del mondo dei trust, ma ripeto, non vorrei entrare in una dinamica che poi diventa quella del conflitto, oltre che essere una dinamica molto tecnica e giuridica, ma nel mondo dei trust poi ci sono anche delle dinamiche in cui no, il legittimario dice no, aspetta, questa cosa mi spettava, tu l'hai fatta per sottrarmela o per darla per al cui, figlio di... Non so, era come... intenzionale. Esatto. Senti, ma allora su questo, no, senza entrare nel tecnico, un'idea dei costi di gestione, forse ne avresti parlato anche dopo, perché le famiglie sono spaventate anche da questo. Poi ditemi se volete, ci vediamo dopo. Sì, se è possibile, ne parliamo dopo. Teniamocelo a mente, perché sì, secondo me è una discriminante, certo, nel dire che cosa approccio è. Un... No, ma è importante parlarne dopo, perché detto banalmente, lo anticipo, il trust può essere una cosa da ricchi che non hanno nessun problema. Sì, c'è un po' di questo percepito, no? Certo, però può essere anche uno strumento in realtà che viene, diciamo, utilizzato, quindi, da un lato così, ma dall'altro, ed è questo lo scopo della legge, quindi è uno scopo che non inventiamo noi, ma che è la legge che ha voluto, diciamo, proporre, quello di mettere insieme delle forze, anche più famiglie, per fare in modo di dare una protezione a persone deboli, attraverso quindi un patrimonio che si va a creare, che quindi, diciamo, prende un pezzo da me, un pezzo da te, un pezzo da altri soggetti, si crea, non è più né mio né tuo, non è di nessuno, se non formalmente del trustee che, diciamo, poi lo amministrerà, ma quel patrimonio vincolato a un, diciamo, a quello scopo, a quella finalità. Un scopo, ma diciamo soprattutto all'assistenza ai beneficiari. Sì, ecco, Francesca. Allora, finisco, scusami. Se tu pensi ai costi di gestione, qualunque essi siano, e poi lo vedremo, tu capisci che a quel punto noi abbiamo N famiglie che hanno finanziato un fondo, certo, che chiaramente deve essere amministrato, ma che poi va a creare un plus valore per i soggetti. Aggiungo una cosa ulteriore per far capire rispetto, che tu hai chiesto cosa cambia rispetto al testamento. Io col testamento cosa faccio? Dispongo per il dopo, perché sono vietati i cosiddetti patti successori. Io non posso oggi disporre della mia eredità. E quindi dico a te, dai, comincia a prenderti questa cosa che so già che te la vorrei che fosse tua. Lo posso fare solo, è stato, diciamo, consentito solo per fini, diciamo, di successione nell'impresa. I cosiddetti patti di famiglia oggi sono, diciamo, sono ammessi, sono leciti, per consentire in vita, ma la legge dice in deroga al divieto dei patti successori, è consentito oggi dire: io ho un'impresa, io, diciamo, genitore, ho due figli, non voglio più andare avanti con l'impresa, voglio che vada avanti il figlio A, perché il figlio B vedo che non è in grado. Allora, fermo restando che il figlio A, che prenderà tutta l'impresa subito, dovrà liquidare il figlio B, dovrà avere la forza di liquidarlo, perché chiaramente non possiamo, dobbiamo sempre mantenere un equilibrio economico, allora io comincio a destinare un pezzo del mio patrimonio in vita, ma solo a questi fini lo posso fare. Quindi invece cosa consente di fare un trust? Consente già da subito di dire: io mi privo di una parte del mio patrimonio e lo faccio nell'interesse di alcuni beneficiari che io scelgo. Non posso certamente violare, diciamo, i diritti e le legittime, quello che abbiamo detto, però posto che la quota disponibile comunque c'è, e posto che non sempre devo violare una legittima per poter fare gli interessi dei beneficiari, ok, io posso già in vita, quindi nel durante noi, andare a dire che io istituisco un patrimonio che poi è, diciamo, che è funzionale a dare assistenza alle persone deboli, ma soprattutto quel patrimonio costituito oggi è insensibile all'evento morte del disponente. Quindi hai già fatto tutto. Quando il disponente morirà,
quel patrimonio è già andato via. Quindi per questo si dice che è stato segregato, no? Che... Assolutamente, quel patrimonio quindi... Su quel, il beneficiario invece, per lui risulta come una fonte di reddito? Allora, questo è molto importante, nel senso che c'è, come diceva Francesco benissimo prima, è un foglio bianco il trust, quindi si può stabilire di tutto. Si può stabilire che il trustee, che è poi il soggetto che ha in cura il fondo, debba corrispondere per esempio una rendita ai beneficiari. Una mensilità, certo, debba pagare gli studi, debba sostenere, diciamo, le spese di cura. Può fare tante cose. E ora entriamo quindi nel dopo di noi, perché vai. Entriamo ora nel tecnico. Cosa dice la legge sul dopo di noi? Posto che abbiamo detto il trust esisteva nei paesi, diciamo, di common law già prima, ma dall'89 comunque è riconosciuto in Italia. Nel 2016 entra in vigore questa legge, che è la legge 112 del 2016, la quale, diciamo, si occupa principalmente di due cose. Si occupa di due cose avendo comunque uno scopo che poi viene perseguito con due strumenti. Lo scopo qual è? Lo scopo è quello prevalentemente di deistituzionalizzare, quindi fare in modo che le persone con disabilità, già durante la vita dei soggetti che hanno in cura, quindi dei caregiver, ma soprattutto dopo, quindi in previsione del fatto che rimangano soli, non vadano a... diciamo, non siano destinati in modo automatico a riempire istituti dove a quel punto la cura della persona viene un po' meno, proprio perché l'istituto diventa una macchina che è molto più grande del, diciamo, della persona. Quindi per questo scopo che cosa si è detto? Si è detto, da un lato, lo Stato istituisce un fondo che non da confondere col fondo di cui abbiamo parlato prima, ma un fondo inteso delle risorse economiche che sono destinate alle regioni, che sono, leggo, nel 2016 erano 90 milioni, nel 2017 38, dal 18 in avanti 56. Anche queste sono scelte politiche, domani un governo può raddoppiarle, diminuirle, però oggi è questa la misura. Queste risorse, a oggi appunto 56 milioni, sono destinati alle regioni, chiaramente in base alla... Non sono parametrati rispetto al numero di persone nella regione? No. Chiaramente è tutto parametrato in base alla popolazione, ovviamente. Però il montante totale prescinde da questo, mi pare di capire. Ovviamente, no, il montante è una scelta politica, chiaramente sono stati fatti degli studi, però, quindi per esempio la legge stimava... non la legge, ma diciamo alla base della legge c'era una stima di circa 120.000 persone che potenzialmente avessero bisogno di una copertura di questo tipo, anche in previsione di rimanere sole. E, però diciamo che queste le risorse sono allocate chiaramente sempre con una logica politica, quindi tutto può essere tanto o poco a seconda degli obiettivi. No, lo dico e sorrido perché appunto siamo reduci da questa mappatura dei dati Istat e IMSS sul numero di persone con disabilità in Italia e sappiamo che non sono già quelli i numeri chiave e chiari, no? Per cui se partiamo già da questo presupposto, per forza deve essere una scelta politica che... Assolutamente, no, infatti è una scelta politica che secondo me prescinde totalmente, ma anche perché, diciamo, la scoperta poi, quello che ci dicono i dati, che in realtà, però lo diciamo dopo, prima diciamo come funziona il fondo, non è chiaro. Quindi questo fondo viene assegnato alle regioni. Le regioni, attraverso i cosiddetti ambiti territoriali, che sono queste strutture burocratiche che poi gestiscono l'assistenza sociale, no, alle famiglie, cosa fanno? Accolgono delle domande presentate dalle persone con disabilità, che chiaramente, torniamo ai concetti iniziali, se la persona con disabilità grave, cioè non è detto che la persona con disabilità grave non abbia la capacità di agire, perché io ho una menomazione fisica. Ma infatti questo non ho notato finora, no? Non ho notato questo rispetto della capacità di autodeterminazione magari della persona che ha una disabilità motoria, ma che per il resto potrebbe decidere. Diciamo che la persona che ha una, invalidità, una menomazione fisica, ma che ha una perfetta capacità di agire,
è una persona che comunque ha un problema di articolo 3,3, quindi ha un problema di handicap, ok, e quindi viene beneficiato dalla legge sul dopo di noi e quindi anche da questo fondo, proprio perché questa persona ha comunque diritto, anzi ha diritto a un'assistenza, che è un'assistenza evidentemente perché le attività di vita quotidiana. Può pensare, può decidere, può fare degli atti giuridici, però magari ha bisogno di un accompagnamento e quindi ha bisogno di vivere in una struttura dove qualcuno si occupi di quella persona. E quindi le persone con disabilità grave, quindi qui entriamo in quel concetto che possono essere persone che hanno capacità di agire oppure no, oppure possono essere persone che hanno l'amministratore di sostegno. Ok? Perché la disabilità grave, abbiamo detto, l'handicap può essere fisico, psichico o sensoriale. E allora questa persona avrà diritto ad accedere a questo fondo. Ripeto, da sola oppure attraverso anche l'amministratore di sostegno, il tutore, il genitore. Quindi praticamente, spiegaci Dario, io genitore di un ragazzo con disabilità mi avvio verso l'età anziana, sento la necessità di prevedere la vita di mio figlio in autonomia, quindi vado presso l'ufficio regionale, compilo questa modulistica e chiedo di poter accedere a questi fondi che mi permettono di far fare a lui delle esperienze di accompagnamento fino ad andare verso la vita autonoma, è così? Sono dei tirocini, li chiamano, oppure anche sono dei finanziamenti che si vanno a chiedere per andare ad abitare in strutture che hanno quei requisiti che abbiamo detto inizialmente, cioè massimo 5 posti, se sono strutture piccole, quindi non sovraffollate. Coincidono con le case famiglia? O... Sì, è quello, diciamo che si va proprio sulla casa famiglia, quindi è quella l'idea, quindi deistituzionalizzare per la casa famiglia. Come lo facciamo? Come fa lo Stato? Abbiamo detto, questo è l'obiettivo con due, diciamo, strumenti. Il primo è questo fondo che consente quindi poi non tanto allo Stato di andare a costruire le case famiglia, quindi non c'è diciamo, non è un'ottica statalista, ma è un'ottica di consentire delle iniziative dal basso, che sono appunto delle persone che hanno la necessità, che hanno anche un'idea e quindi chiedono un finanziamento per pagare una retta per una casa famiglia che hanno individuato. Ma attenzione, il finanziamento lo può chiedere anche, qui entriamo così anche nel dinamico, perché io che sono un genitore che è di un soggetto debole, so che ho un immobile che può ospitare altre persone, ho una seconda casa che ho ereditato, che è lì, che non usa nessuno, io posso decidere di ristrutturarla, di fare in modo che possa essere accogliente per ricevere altri soggetti, sì. Ci possano poi andare anche delle persone che vadano a prendersi cura, chiaramente delle persone deboli, e posso decidere che queste persone comunque deboli paghino una retta, ovviamente, e allora cosa faccio? Chiedo, mi rivolgo a questo fondo, chiedo un finanziamento per questo genere. E questi soldi, queste risorse possono essere destinate quindi anche ai costi di ristrutturazione, al pagare gli operatori, la cooperativa, quello che... Allora, normalmente è per il pagamento delle rette e per i costi di ristrutturazione, nel senso che poi tu, chi lavora lì, lo paghi attraverso i costi della retta, in qualche modo. Quindi è tutto un po' da sperimentare e ti dico... Costi della retta che si presume che derivino dalla pensione di invalidità del beneficiario alla fine? Perché adesso che ci sono io, li pago io i costi della sua retta, però. Se no, è dopo il fondo. Il e dopo il fondo fondo interviene su questo. Ok. Sì. Tutto chiaramente attraverso un progetto che è specifico, che va fatto. Chiaramente poi sono aspetti anche burocratici, per cui c'è una commissione che valuta il tuo progetto, che valuta se è sostenibile, la corrispondenza chiaramente a certi requisiti serviti dalla legge, però è qualcosa di importante. Ora, un istituto come il Trust, se tu ci pensi, è un istituto che si presta ad avvicinarsi a questo fondo, proprio perché può mettere insieme le forze di più famiglie. Tanto più che, dicevamo prima, lo scopo di istituzionalizzare, abbiamo due strumenti, il fondo e poi il trust, e ce lo dice la legge. Perché? Cosa ci dice la legge indirettamente? Ci dice che se si fa un trust con un beneficiario, articolo 3,3,
beneficiari esclusivi, quindi deve essere destinato a quei beneficiari. Lo si fa con atto pubblico, lo si fa stabilendo un programma, lo si fa anche nominando un guardiano che deve sorvegliare. Ebbene, lo Stato, a fronte, diciamo, di questa costruzione, garantisce in sostanza un'esenzione dalle imposte che normalmente altri trust invece dovrebbero pagare. Ma non accesso al fondo? No, nel senso che il fondo prescinde. Però quello che è importante è che banalmente l'acquisto di una casa, quando si acquista una casa, si pagano delle imposte. Se il trust, quindi qui siamo nel tecnico, il trust del dopo di noi, che è il trust con beneficiari esclusivi, soggetti con disabilità grave, questi trust non pagano le imposte sui trasferimenti, sia per le cose che acquistano, sia per le cose che ricevono. Quindi le donazioni che vengono fatte, perdonami, gli apporti che vengono fatti nel trust non sono soggetti a imposta sulle successioni e donazioni, nella misura in cui si crea il vincolo, che è quel vincolo destinato poi a soddisfare la necessità di assistenza del beneficiario. Chiaro. Del beneficiario. Dimmi una cosa, Dario, rispetto ai numeri che ci dicevi inizialmente, no? I 56 milioni degli ultimi anni, sono fondi destinati completamente, qualcosa che... Poi sono fondi che rimangono lì. E se c'è qualche situazione a livello territoriale di regione più virtuosa, meno virtuosa, se avete questa... Allora, diciamo questo, che c'è una relazione molto approfondita, che però è una relazione già vecchia, perché è una relazione pubblicata nel 2020 sul sito della Camera, quindi accessibile a tutti magari. Ok, quindi la linkiamo magari. Assolutamente, ed è una relazione resa pubblica nel 20, ma riferita al 2018. Quindi in realtà okay. Già 4 anni fa, dove si evidenziava che su circa 120.000, dicevamo prima, persone che secondo diciamo chi poi ha fatto la legge, quindi secondo gli studi che erano dietro la legge, su circa 120.000 persone che si stimava avessero bisogno, solo 6.000 hanno fatto accesso al fondo, hanno avuto accesso al fondo. Un po' perché chiaramente c'è anche un'ignoranza diffusa, perché chiaramente non sono cose che normalmente tutti sanno. Un po' perché è difficile accedere, perché comunque bisogna fare un programma, cioè ci vuole insomma un progetto. Occorre fare anche un percorso come famiglia. E qui l'intervento del Family Office che Francesco un po', anzi, ben spiegava all'inizio, a volte le famiglie vanno anche accompagnate in processi, diciamo, di scelte, perché ci sono delle situazioni che da fuori possono essere assolutamente viste con un occhio terzo. No? Ma infatti il vero valore lo vedo anche in questo, no? In questo accompagnamento, se vuoi, psicologico, anche di... rimuovere queste barriere, tanto che mi viene in mente una delle domande che ci facevano i genitori. Ci chiedevano quando è la tempistica giusta per ragionare su questi diversi istituti, su queste diverse possibilità. E vi dico anche il perché. Noi lavoriamo principalmente con un bacino di famiglie, di bambini con paralisi cerebrale infantile, che è vero che non è una malattia, anzi non è una disabilità di tipo evolutivo, che può prevedere delle comorbidità, però è una visione che soprattutto nell'età dello sviluppo può cambiare. Per cui io, genitore di un neonato, mi rendo conto che magari può avere delle prospettive su capacità o meno di agire limitate, ma poi questo quadro cambia negli anni. Quindi in questo senso, quando è l'età giusta per cominciare a ragionare su queste scelte? Probabilmente già alla fine dell'età dello sviluppo, no? Nel caso di disabilità acquisite alla nascita. Allora, mi viene da dire, diciamo, che sicuramente non in tarda età. Bisogna cominciare un po' da subito. È chiaro che subitissimo, no? Perché non si hanno gli strumenti per capire. Però già capire quale sarà la capacità lavorativa della persona, quale sarà il grado di autonomia. Ecco, quando si ha una visibilità di questo tipo,
E direi la maggiore età, dai 18 anni sì, magari. Sì, la maggiore età, assolutamente, perché lì si comincia a vedere se la persona appunto potrà avere bisogno di un'assistenza già durante il noi, ma anche il dopo. Quindi quello potrebbe essere il momento. Fermo restando che alcune scelte in realtà vanno compiute anche subito, perché banalmente fare un testamento di un certo tipo è l'evento morte, è un evento che può arrivare... Purtroppo non voglio fare l'assicuratore, no. Ovviamente. No, però, questo l'abbiamo imparato, quindi, no? Su queste vite. Allora, diciamo, se posso aggiungere un elemento, scusatemi, queste dinamiche sono sempre difficili perché si rischia di essere maleducati, di entrare... No, vai, assolutamente, Francesco. C'è e non c'è un momento giusto, Francesca, secondo me. Cioè, dinamiche di programmazione sono per definizione... no, qualcosa che uno fa oggi per quello che potrà accadere. Dario ha toccato un tasto fondamentale, cioè noi non sappiamo se ci cade una tegola in testa quando usciamo di casa o se banalmente succede qualcosa di brutto. È chiaro che taluni istituti, talune soluzioni come testamento sono più semplici da gestire, nel senso che uno può pensare di farlo a prescindere. E volendo andare un po' sulla tua domanda, magari riguardo al trust, non c'è un momento preciso. Mi associo a Dario nel dire che comprendere quali sono i bisogni della vita adulta, perché poi nella vita infantile siamo tutti stati bambini e siamo tutti stati protetti, no? e accompagnati dai nostri genitori. Però è certo che a un certo punto, quando si sviluppa una vita adulta, ben si comprende, o meglio si comprende, quale sarà l'esigenza di vita della nostra persona cara, e lì bisogna, come dire, essere già un pochino pronti, anche perché aver fatto prima un percorso di conoscenza, di approfondimento e di cultura, che è un po' quello che stiamo facendo oggi. Esatto, di divulgazione. No, ma allora la tocco meno piano, Francesco. Diciamo che se invece non faccio niente... Qual è la prospettiva? Quindi la prospettiva in cui non ci sia una rete familiare di supporto, qualcuno che informalmente se ne possa prendere carico, ci siano solo figli unici, non ci sia un patrimonio da destinare. La prospettiva è l'istituto? Questa è una prospettiva certa? È l'unica prospettiva? È l'istituto oppure l'abbandono, perché se poi nessuno è neanche in grado di segnalare, diciamo, una situazione del genere... c'è quello, fermo restando che la tutela minima che la legge dà è che quando c'è la segnalazione c'è il tutore, e poi nel caso in cui la persona sia completamente, diciamo, non in grado di provvedere ai propri bisogni, però si va, diciamo, verso una logica contenitiva statale. Quindi la casa famiglia non può essere un approdo per cui la persona che magari ha ancora una capacità residua di agire possa valutare. Può essere, però questo non lo puoi determinare. È questa, diciamo, secondo me, il cambio di paradigma. Cioè dire oggi io devo avere, devo un po', come dire, rompere il tabù. Pensare che io posso anche non esserci, e quindi pensare che si possono sviluppare già oggi in parte dei progetti di autonomia della persona con altre persone che hanno magari o delle, diciamo, delle disabilità simili, tali per cui condividono degli spazi, condividono chiaramente poi anche delle attività che fanno. Delle progettualità. Delle progettualità, e condividono anche delle cure. E questa è una cosa che banalmente chi ha un patrimonio capiente, ma magari perché ha ricevuto qualcosa, può fare questo anche per mettere a disposizione. Cioè è un progetto che oggi ci sono dei fondi e un istituto come il Trust, anche se non è l'unico, che ce lo consente di fare. Ora, il Trust poi quindi viene utilizzato e diciamo che poi sta un po' anche alle esigenze, diciamo, che sono dimostrate, che sono portate dalle famiglie. Come dicevamo, è un foglio bianco, quindi si può modellare. E oggi c'è questa figura del trust multibeneficiario, che viene chiamato anche trust di progetto, perché riesce, ed è un trust che riesce a seguire questa legge del dopo di noi, e quindi che riesce a essere un istituto che porta avanti questa progettualità a favore appunto di soggetti con disabilità grave. E quindi
questo è un po' il tema. Il trust, tu dicevi, qui arriviamo magari ai costi di gestione, un po' l'operatività, se abbiamo ancora qualche minuto con Francesco. Sì. È chiaro che se poi c'è un patrimonio da amministrare e siamo 10 famiglie, siamo 5 famiglie, non è che i costi diventano 10 volte in più, perché il patrimonio è quello, formato da tante cose. Quindi si può anche fare un investimento e dire io metto un importo, tu un'altra famiglia metti un altro importo, ma sapete che se mettiamo ciascuno un euro, compriamo una cosa che vale 10 euro e io non potevo fare prima. Il trust banalmente. No, questo è assolutamente interessante, poi adesso davvero ci avviamo verso la conclusione, ma lasciamo la parola a Francesco. Francesco, volevo chiederti una cosa, non so se più di competenza tua o di Dario, nel caso appunto dell'istituzione del trust, se il beneficiario a un certo punto dicesse ma io non ne voglio più sapere, rinsavisse o acquisisse capacità nuove rispetto a quando è stato istituito il trust. E lui dice, io non lo voglio più un amministratore che mi gestisce la vita. Che libertà ha poi il... Diciamo cioè non che... è che si rischia di ingabbiarlo in un meccanismo per cui era poco autonomo prima, ma non lo sarà sicuramente dopo, ecco. Distinguerei l'istituto più tradizionale, cioè il trust istituito con finalità di protezione o di trasmissione del patrimonio a dei beneficiari, con il trust che stiamo esaminando oggi, che è dopo di noi. Nell'istituto tradizionale il nostro atto di trust può prevedere tutta una serie di possibilità di, come dire, terminare completamente l'istituto, no? Ci si dà normalmente un periodo di tempo. Nell'esperienza americana ci sono tempi molto molto lunghi con possibilità di istituire dei sottotrust, però diciamo lascerei da parte quel tipo di esperienza. Nella nostra esperienza di istituzione di trust e di predisposizione di atti di trust prevediamo di solito un termine di durata e eventualmente delle condizioni di uscita che però devono vedere tutti i beneficiari d'accordo con il guardiano. E poi prima ho iniziato un discorso e mi sono perso rispetto alle figure del trust, di terminare anticipatamente l'istituto. Nei trust di famiglia spesso si prevede che se i beneficiari, raggiunta la maggiorità, d'accordo con, possono decidere di chiudere quello che è l'esperienza del trust. Posto che non è un cappello che metto e tolgo, dici vabbè adesso oggi sì, domani no, questo no, perché è un istituto che ha una sua serietà e deve avere una sua solidità anche per ragioni di natura fiscale banalmente, cioè che sia uno strumento reale, concreto. Nel dopo di noi, poi magari Dario integra un pochino quello che dico se non è completo, il punto è che se il beneficiario disabile grave, che deve essere individuato in maniera precisa, a un certo punto non ha più la disabilità che lo affliggeva per ragioni legate a un progresso medico-scientifico o legate semplicemente al fatto che c'è una condizione, un miglioramento, a quel punto questo istituto non prevede più sicuramente i benefici che lo hanno accompagnato nella fase di istituzione. Sul termine, Dario, magari su questo lascerei a te una riflessione, credo che possa far venire meno lo strumento, no? Il fatto che il disabile individuato per la cui finalità, disabile grave, perché poi c'è questa specifica, per la cui finalità è stato istituito, non abbia più quella condizione, giusto? Sì, sì, assolutamente. Allora, la legge è un po' rigida, perché come tutte le leggi, quando iniziano a disciplinare un istituto, sono un po' sul chi va là, come dire. Quindi la legge prevede un termine finale della durata del trust nella data della morte della persona con disabilità. Questo dice la legge. Io è chiaro che lo prevedo, però è chiaro che se mi manca la condizione per cui non ho più la persona con disabilità grave, è chiaro che l'istituto, lo strumento, finisce prima. La legge poi dice anche un'altra cosa che è importante. Se c'è una premorte, quindi cosa succede? Che il patrimonio torna indietro. E anche qui torna indietro senza costi. Quindi non ci sono per questi trasferimenti delle... Torna indietro a chi in questo caso? Torna indietro al disponente. Immaginando il caso semplice in cui c'è un disponente e un solo beneficiario. Quindi okay. Potenzialmente un genitore e un figlio. Un genitore e un figlio, caso proprio semplice. Se a un certo punto il disabile muore prima del genitore, allora il patrimonio che era stato destinato a quello scopo torna al genitore. Se invece il genitore è già morto,
si chiude il trust? Che cosa è successo? Assolutamente, il genitore è già morto, quindi il trust viene gestito nell'interesse del beneficiario, quando muore il beneficiario si chiude il trust. Cosa succede? E va in eredità quel patrimonio? Quel patrimonio viene destinato ad altri soggetti e già nel trust bisogna prevederlo, bisogna prevedere chi saranno i destinatari del patrimonio residuo, possono essere degli enti, possono essere altri soggetti. È chiaro che se quel disabile ha, diciamo, a fianco dei fratelli, dobbiamo sempre ricordarci che vanno rispettate le quote di legittimo. Questo, diciamo, a prescindere da trust e non trust. Va bene. Io allora andrei verso la parte sostanziale. Francesco, l'abbiamo lasciata per ultima, però davvero è fondamentale per capire se è un tipo di istituto adatto a tutti, non è solo da ricchi, quindi dici tu qualcosa rispetto al patrimonio minimo, ai costi di gestione, costi operativi? Allora, sintetizzerei, no, per punti quello che ci siamo detti. Abbiamo capito che lo strumento è uno strumento che non ha origine nell'esperienza normativa italiana, ma nell'esperienza normativa di un altro paese. È comunque riconosciuto e può avere delle finalità di un certo tipo. Come si fa l'atto? L'atto si fa per atto pubblico da un notaio, quindi viene proprio predisposto un atto. Chiaramente il notaio di solito non si preoccupa di redigere l'atto da cima a fondo, questo è un qualcosa che viene fatto con dei professionisti. Noi lo facciamo chiaramente, Dario. In questo caso il family office può avere questo family mandato. Family office con i professionisti, il family office diciamo che presta dei servizi di un certo tipo, poi ci sono delle professionalità in ambito fiscale e legale che possono aiutare sicuramente ad andare dentro questo tipo di esperienza. Quindi si crea l'atto, il deed of trust, per atto pubblico si redige dal notaio. Quali beni può ricevere il trust? Qualunque tipo di bene mobile, immobile registrato o meno, ok? Ora è chiaro anche che brevetti, proprietà intellettuale? In astratto assolutamente sì, e poi chiaramente il trust, potendo ricevere anche delle quote di partecipazione di società, no, spesso si decide che magari un bene sta bene dentro un contenitore conosciuto alla normativa civilistica locale italiana e le cui partecipazioni poi saranno segregate all'interno del trust. Questo ci aiuta, no, per affinare e determinare in maniera adeguata quelli che sono gli effetti e le aspettative e poter ben, come dire, guidare poi con la norma interna alcune dinamiche. Però astrattamente io posso prendere questo righello e lo metto in un trust, forse antieconomico farmelo gestire, però lo posso fare. E chiaramente con le finalità o le aspettative, e sempre, questo forse prima non l'ho chiarito, il trustee è proprietario nell'interesse di terzi. Quindi il patrimonio del trust non si può confondere con quello del trustee. Il trustee, qualora dovesse avere delle problematiche o dei temi di natura patrimoniale, naturalmente non potranno mai andare a toccare il patrimonio del trust. Nella nostra esperienza il trustee è un amministratore. È un amministratore, esatto. E viene remunerato per quello. E viene remunerato per questo motivo. E chiaramente, essendo un amministratore, ha anche dei doveri e degli obblighi. Cioè, il trust è un ente che normalmente, perché possono esistere anche i trust commerciali, è un ente non commerciale. Quindi non svolge attività di impresa, è tassato in proprio, secondo quelle che sono le dinamiche, diciamo, proprie, chiaramente non di lavoro autonomo, lavoro dipendente, ma dei redditi che afferiscono alle persone fisiche, quindi i redditi fondiari o redditi sede impresa, naturalmente c'è un tema di commercialità. Tassato in proprio con aliquota, quella dell'IRES delle società, al 24%, il trustee segue e svolge tutta una serie di obblighi, quindi quelli fiscali, di presentazione della dichiarazione anche come ente non commerciale, di rendicontazione, perché il trustee è tenuto a rendicontare la propria attività quantomeno una volta all'anno e a inviare al guardiano, che è figura necessaria nel caso di trust dopo di noi. Non strettamente necessaria, ma direi nel 99% dei casi presente in generale nei trust. Quindi il trustee dice: io quest'anno ho avuto in gestione questo, è andata così, ti invio il rendiconto, sappi che io ho agito in questi termini. Perché? Perché il guardiano
a funzione di vigilanza dell'operato del trustee. Ok? E i costi. Allora, è chiaro che dipende da quelli che sono i contenuti patrimoniali del trust. Fammi un esempio di un patrimonio che secondo te è abbastanza comune all'interno di questi... Mediamente nei trust che amministriamo ci possono essere dei beni immobili, ok? Normalmente viene segregata in trust la nuda proprietà e non l'usufrutto, di modo che l'usufrutto possa o secondo altre forme essere goduto da parte della famiglia, del disponente o di un terzo soggetto o di un beneficiario. Possono esserci delle polizze vita, quindi c'è lo schema anche della polizza. Schema è una parola che non mi piace tanto, però la struttura in cui nel trust io segrego una polizza vita che è in amministrazione poi da parte del trustee, quote di società, liquidità, conti correnti. Comunque diciamo che, per andare poi al punto, perché sennò ci giriamo attorno troppo, un patrimonio ordinario vede un costo di gestione che di solito è nell'ordine di 5, 6, 7, 10 mila euro all'anno. Okay. Ok, naturalmente non vede i costi iniziali. E un patrimonio ordinario, facendo la somma di queste cose che ci ha detto, può essere un patrimonio di 500 mila euro, un milione di euro? Ce ne sono veramente di tutti i tipi. Questo è. Okay. Però è chiaro che se tu mi dici quando è che vale la pena, vale la pena quando probabilmente c'è un patrimonio di una certa significatività, ma dal mio punto di vista di una certa significatività può essere anche semplicemente l'immobile in cui si vive, cioè se uno ritiene che questo immobile debba essere destinato secondo una certa finalità, e nel dopo di noi questo è esattamente quello che Dario ha spiegato benissimo, ci aspettiamo che deve funzionare in questi termini per ragioni anche di mutua solidarietà, può valerne la pena. È chiaro, sì, che vero è che devi già pensare a questi 10.000 euro l'anno che devi... Però aspetta, io ti ho dato quelle che sono in ordine di grandezza, quelli che sono i compensi che un trust... In ogni caso è un costo in più, costo, no? della gestione familiare. Però, che secondo il mio punto di vista, rispetto a un certo tipo di potenziali soggetti interessati, non può vedere quel tipo di remunerazione. Quindi banalmente, se si tratta di istituire un trust per una famiglia che intende segregare parte del proprio patrimonio con questa finalità, c'è una solidarietà anche da parte nostra. Questa sembra più una cosa commerciale, però è esattamente... No, era assolutamente per dare proprio massima visibilità. Siamo su ordini di grandezza decisamente inferiori. Francesca, se posso aggiungere su questo, sì, momento al volo, diciamo che questa attività è un'attività libera, quindi non è un'attività soggetta a tariffe, come per esempio l'attività degli avvocati, quindi tutto sta nella professionalità chiaramente dell'amministratore, un po' come l'amministratore di condominio, mi viene da dire, ciascuno ha le sue tariffe. E la forza, secondo me, dell'istituto è quella di unire le famiglie, perché io, diciamo, avendo un po' capito quali sono gli obiettivi anche della legge, quindi immaginando anche un'evoluzione successiva, io quello che vedo è la potenza, la forza dell'unione, più che ciascuno che si fa. Sì, ma anche pensando ad altri settori, a politiche anche in settori diversi, penso al co-housing, penso a dove sta andando anche l'amministrazione pubblica, da questo punto di vista mi sembra che appunto sia qualcosa di inevitabile a cui pensare. Per cui no, davvero io vi ringrazio perché è stato estremamente utile proprio con l'obiettivo di fare divulgazione. E con l'obiettivo poi di trattare un tema molto, molto scomodo. Quindi di nuovo il linguaggio che abbiamo usato oggi forse è sceso su alcuni termini che sono poco piacevoli o non vengono, però mi sembra fondamentale essere messi di fronte al problema e avere tutte le possibilità poi di scegliere, di fare una scelta consapevole a priori e di non ritrovarsi invece con qualcosa scelto da altri. Quindi grazie ancora, grazie Dario, grazie Francesco. Noi lasceremo anche i contatti, i riferimenti di Orisea, che è questo Family Office
su Milano e poi per qualsiasi approfondimento poi materiali. Francesca, se vuoi quella relazione magari la condividiamo, così creiamo. Sì, 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 assolutamente, anche il link di approfondimento, tu mi parlavi di questa relazione del 2020 della Camera. Molto fatta bene, poi distingue bene le regioni cosa perché mi sembra un segnale evidente di qualcosa che, così come pensato, magari doveva funzionare in un certo modo, ma forse non sta proprio funzionando, quindi è anche dovere civico nostro approfondirlo. Grazie ancora, allora, alla prossima. Grazie Francesca. Ciao a voi. Ciao.